Ciao fanciulle, oggi vi svelo cosa c'è all'interno della mia borsa da lavoro. Tra oggi e domani ho tre matrimoni e quindi vi porto con me per farvi vedere quali sono i miei strumenti di lavoro. Ciao, sono Laura Mistretta, make-up artist da 15 anni e ho già truccato centinaia di donne. E per questo iscriviti al canale. Questo è il primo attrezzo essenziale per una make-up artist ed è la sedia da lavoro. Questa io ne possiedo due o tre, ma lei è quella che mi accompagna in tutti i lavori perché è pieghevole, ma soprattutto perché serve a farti stare comoda. E ora vi svelo cosa c'è nella mia cassetta degli attrezzi. Iniziamo subito da una cosa importantissima che non deve mai mancare nella mia borsa. E sono tutti gli strumenti monouso che tutte le truccatrici e i truccatori dovrebbero avere per garantire la massima igiene alle clienti. Io possiedo spugnette, ovviamente monouso, che poi lascio ad ogni persona, ma non solo, gli scovolini per il mascara, perché ad ogni persona bisogna utilizzare uno scovolino nuovo e poi buttarlo, non bisogna utilizzare lo scovolino stesso del mascara. Scovolini monouso per il gloss o per il rossetto e dei coton fiocchi che possono sempre essere utili. Il monouso è importantissimo. Seconda cosa, sempre per quanto riguarda l'igiene, quando si trucca più di una persona, come oggi che andrò a truccare più di una persona a livello consecutivo, quindi una dopo l'altra, è un disinfettante per i pennelli che ovviamente ad utilizzare dopo che ho truccato una persona, disinfetto i pennelli e poi posso procedere a truccare la seconda e la terza persona. Poi vediamo tutti i prodotti. Io nella maggior parte possiedo tutti i prodotti professionali, in genere di marche professionali, quindi MAC e Kryolan. C'è anche qualcosa di altre marche, ma prevalentemente i prodotti professionali sono questi qui. Iniziamo subito con questa pochette. Divido tutte le cose in pochette perché così sono un pochino più organizzata quando trucco le persone. Quindi in questa pochette ho tutte le ciprie e tutto l'occorrente per la skincare, quindi sieri opacizzanti, in questo caso della MAC, piuttosto che crema invece per pelli secche, contorno occhi, primer e tutti i primer ovviamente differenti, quindi primer per pelli secche, per pelli grasse, per persone con pori dilatate. Quindi questa è la pochette ciprie, primer e skincare, quindi creme che vado a mettere prima per la preparazione, prima del trucco. Poi ho un'altra pochette, questa qui. Io adoro le pochette perché mi aiutano a essere più organizzata, anche se poi alla fine c'è sempre tantissima roba. Questa è la pochette dei fondotinta sia in polvere che compatti, degli illuminanti, dei correttori. Anche qui i fondotinta ce n'è ovviamente bisogno di diverse tipologie per tutte le tipologie della pelle, quindi per pelli grassi, per pelli miste, per pelli secche. Non si va ad utilizzare sempre lo stesso fondotinta, ma guardo ogni singolo caso e soprattutto con coprenze differenti, quindi se si vuole una base più strutturata o piuttosto se la cliente vuole una base molto più leggera. Oppure fondotinta illuminanti per quando faccio i trucchi anti-age. Vediamo un'altra pochette di tutti i colori, per niente fashion tra l'altro. Questa è una bustina dove metto gli illuminanti, tutti gli illuminanti, in questo caso ovviamente quasi tutti della MAC, tutte le eyeliner in pot, marroni, neri, ma non solo, anche la mia custodietta per le forbicine, cioè l'occorrente per le ciglia finte. Quindi questa fantastica pinzetta che, come vedete, è fatta così, non è ovviamente una pinzetta per le sopracciglia, serve per tenere le ciglia e applicarle, le ciglia finte. E poi c'è ovviamente la colla duo immancabile, è l'unica con cui mi fido per mettere le ciglia finte, e anche un piegaciglia.
è una forbicina che può servire per tagliare le ciglia. Poi passiamo a un'altra cosa. A me mi hanno soprannominato la donna salvietta. Le salviette sono molto importanti perché spesso quando trucco io applico alcuni prodotti sulla mia mano dopo che le ho disinfettate e quindi poi passo subito la salvietta per non trasferire eventuali colori che io ho provato sulla mia mano prima di truccare. Quindi queste sono importantissime. Non le uso per struccare ma più che altro per pulirmi io e non sporcare la cliente. Una cosa importantissima, un'altra cosa importantissima, ci sono tanti prodotti essenziali per eseguire un make up. Questo è uno di quei prodotti essenziali per una make up artist, oltre alle spugnette, ma per me più che le spugnette, perché io sono più da pennelli. Eccoli qua, questi sono tutti i miei pennelli con, come vedete, con altri scovolini monouso oltre a quelli che vi ho fatto vedere per applicare sempre il mascara. E qui c'è tutto, ci sono pennelli per fondotinta, per fare le sfumature, per gli occhi, tutti i pennelli sono racchiusi qui. Io amo di più usare i pennelli piuttosto che le spugnette. E questi li disinfetto con il disinfettante che vi ho fatto vedere prima. Dopo ogni persona, ad esempio adesso io li ho disinfettati questa mattina perché andrò a lavorare, poi dopo che ho finito la prima persona disinfetto i pennelli e procedo a truccare la seconda persona e così via. Un'altra pochettina, non sto andando in ordine di prodotti ma giusto li prendo così un po' a caso dalla borsa. Un'altra pochettina è questa qua. Io recupero bustine così a caso ed è quella dei rossetti e gloss. Ho dei rossetti della Kryolan opachi che scrivono tantissimo, eccoli qui, che spesso vado a miscelare tra loro per creare il colore che mi serve. E poi ho tantissimi gloss, sempre MAC, Kryolan e rossetti, tantissimi rossetti. E questa è la pochette per le labbra. Poi veniamo alle palette. Anche qui è un altro peso bello consistente. Le palette, non vedrete delle palette le ultime uscite di brand famosi o perché per una truccatrice la palette è importantissima. E prendere una palette già fatta in genere non facilita il lavoro. Infatti per noi professionisti l'ideale è comporci le palette, quindi io compro gli ombretti sfusi e mi compongo le palette con tutti i colori che mi servono. In questo caso l'ho composta così, poi ho un'altra palette che ho composto io sempre in questo modo. Ho anche delle palette già fatte, ma prevalentemente, come vedete, ci sono palette composte da me. Delle palette già fatte sono, ad esempio, questa qui con tutti dei toni naturali dell'Egipzia e della marca della scuola che ho fatto io ben 15 anni fa, quindi di Milano. E periodicamente io la acquisto nella scuola proprio perché mi trovo molto bene con queste polveri. Ma non solo, ho anche palette comunque già fatte per il contouring di MAC, perché in questo caso aveva tutti i colori che mi piacevano. E poi ho anche un'altra palette, l'unica forse palette, no, la terza, no, ne ho tre di palette già fatte, già composte così e comprate così com'erano. E della IT Cosmetics, eccola qui. Mi piaceva perché aveva tantissimi shimmer. E quindi in questo caso allora l'ho comprata così. Tra l'altro l'ho acquistata in Germania, mi trovavo in Germania, ho visto che avevano tutto lo stand IT Cosmetics e allora ne ho approfittato. L'ultima palette, no, non è l'ultima, è la penultima, già composta, è sempre di Egipzia, appunto la marca della scuola dove ho fatto il corso, ed è un'altra palette con alcuni colori, e anche questa, sono delle polveri fantastiche, molto professionali, si sfumano benissimo, scrivono bene e non fanno fallout.
un'altra palette sempre già composta, è questa qui di MAC, tutta colorata. Mi piaceva questa perché aveva tantissimi colori un po' sparati, in più gli ombretti di MAC scrivono molto e si sfumano benissimo, per cui l'ho acquistata, in questo caso già fatta, perché aveva dei colori che mi servivano. Queste sono tutte le palette che possiedo. Spesso mescolo i colori. Quando una cliente mi chiede un colore particolare di ombretto, si può ovviamente mescolare due polveri insieme e ottenere il colore che si desidera. Avevo in passato le palette di Zoeva, quindi quelle palette grandi con tantissimi colori, ma non mi sono mai trovata bene perché fanno tanto fallout gli ombretti, non sono molto pigmentati, quindi si hanno tantissimi colori, ma si perde tanto tempo a metterli e soprattutto sporcano tantissimo il make-up, bisogna mettere le alette, ci si impiega troppo tempo. Poi, allora, arriviamo a un'altra boccettina. In questa qui ho altri ombretti, appunto, siamo a tema di ombretti. In questa ho altri ombretti. Qua sono un po' misti, come potete vedere, sono un po' misti. Ho diversi ombretti di Pupa, questi qui però nella versione cotta, che sono fantastici, soprattutto i chiari. Li uso tantissimo nelle spose. Sono veramente veramente belli come questo. Questo lo uso tantissimo per le spose, lo compro e lo ricompro questa colorazione. Per l'angolo interno, ecco, anche questo è un altro chiaro, quello è più sul dorato, un chiaro dorato. Ovviamente sono satinati, eccolo qua, questo è l'altro più rosato, ma sono veramente fantastici questi ombretti di Pupa. E poi ho degli ombretti singoli di MAC che non potevo acquistare in cialda. Degli ombretti di Kryolan. Qua ho degli ombrettini che non potevo acquistare purtroppo solo nella cialda. Comunque questi di Pupa cotti top. Poi veniamo a una scatolina dove ho altri prodotti labbra che sono praticamente tutte le matite labbra. Ovviamente vedrete le cose un pochino sporchine perché col trucco, per quanto posso pulire i contenitori, un pochino ovviamente i prodotti trasferiscono un po' di colore. Cerco sempre di tenerli il più possibile puliti, però un pochino si possono sporcare. Qua ci sono tantissime matite labbra per fare il contorno labbra, un burro cacao che comunque io disinfetto sempre con l'alcol prima di applicare sulle persone. E poi ci sono ovviamente altri temperini. Un'altra confezione come questa, però che dentro ha, scopriamolo insieme, vediamo, non lo so che cosa ha dentro, anche per me è una sorpresa, no, non è vero, scherzo. Ci sono tutti i prodotti per gli occhi e le sopracciglia, quindi diversi tipi di mascara, ecco qua, diversi tipi di mascara, in questo caso ovviamente sono tutti della MAC perché io mi trovo benissimo con i mascara della MAC, ma non solo, con i prodotti della MAC. E poi abbiamo matite occhi, sia sfumabili, sia a lunga durata, sia per la rima interna che per la rima esterna, marroni, nere e bianche, quindi le classiche. E poi le matite sopracciglia. Un'altra cosa per me, uno strumentino molto importante, è questo. È un prodottino cinese che prendo dai cinesi, però è molto utile. È un rasoietto elettrico. Questo serve per fare gli ultimi ritocchi per aggiustare le sopracciglia, per non andare con la pinzetta, perché soprattutto quando si trucca una persona è meglio non usare comunque le pinzette o la ceretta nell'immediato prima di truccarla, proprio perché la pelle si potrebbe arrossare. E quindi sì, ok, la si può andare a coprire con il fondotinta, ma è meglio comunque non andare a irritare la pelle. Con questo, che è un rasoietto appunto elettrico, vado a fare gli ultimi ritocchi se magari c'è il sopracciglio da aggiustare o magari dei baffetti che non sono venuti con la ceretta. Ecco, qualsiasi peletto con questo lo togli senza andare a irritare la pelle. È fantastico. Di questi ne compro molti perché è un prodottino che qualitativamente non è molto valido, quindi si rompono in fretta, o sarà perché lo uso tanto, comunque
si rompono in fretta. Ecco, così si accende, ha un piccolo ha una batteria all'interno e vado a fare i piccoli ritocchi. Poi abbiamo ovviamente l'acqua micellare, questa di Bioderma, la Sensibio, ancora il prezzo attaccato sopra. Io l'ho presa in versione piccola per farla stare dentro il trolley, perché poi alla fine questo trolley pesa sempre tantissimo. Questa è fantastica, va bene per tutti i tipi di pelle, soprattutto per le persone che hanno la pelle ultrasensibile. La utilizzo anch'io spesso per struccarmi, però a me serve appunto nel trucco per andare a struccare le persone prima o andare a ripulire, anche questo può essere un trucchetto, dopo che abbiamo fatto il trucco magari andare a ripulire un pochino le liner e poi riapplico un pochino di correttore dove ho passato lei. Ed è fantastica, non arrossa la pelle e ripulisce il trucco. Poi c'è un'altra scatolina, io vado avanti a scatoline, pochettine. Questa è la scatolina dei pigmenti in polvere. Anche qui sono quasi tutti MAC, c'è qualcosa di Sephora, però Sephora sono brillantini più che pigmenti, che io metto con nei trucchi da spettacolo, da teatro, che metto con un gel. Faccio una pappetta con un gel, in questo caso per capelli, faccio una pappettina col gel e il pigmento e poi lo faccio aderire al di sopra del viso, proprio se devo fare delle zone molto ampie. Sì, si può mettere il gel delicato sul viso perché al di sotto abbiamo il fondotinta, la cipria, abbiamo una base, quindi non va a stretto contatto con la pelle e poi si strucca tranquillamente, però serve per far asciugare i glitter e non farli migrare in tutto il viso. E poi ci sono appunto i colori in polvere, i pigmenti in polvere. Questi qui li creo con invece il Fix Plus, quindi se li voglio far diventare, li voglio far fissare bene, spruzzo un po' di Fix Plus sul pennello e poi metto il pigmento puro in polvere, magari per andare ad enfatizzare un ombretto o per renderlo duochrome, cioè per dargli dei riflessi che abbiano più di un colore, duochrome, che abbiano due cromie, cioè più di un colore. E poi ci sono ovviamente il fissativo, anche in questo caso non vedrete i fissativi che vengono tanto pubblicizzati. Io ho il fissativo di Diego Dalla Palma e in questo momento ho finito e devo andare a ricomprare il fissativo di Kryolan, che è fantastico. Io utilizzo questi qui da 14 anni, io trucco da 15, questi li utilizzo da 14 anni. Ne ho provati nel primo anno diversi, ma questi sono gli unici fissativi di cui veramente mi fido, soprattutto quello della Kryolan che devo andare a riacquistare, ma anche questo di Diego Dalla Palma. Fissano il trucco e non si muove per ore e ore e ore, quindi su questo potete stare tranquille. Ho appunto il Fix Plus, che però io non uso come fissativo perché all'interno ha della glicerina. Io lo utilizzo più che altro per togliere o l'effetto polveroso dopo che ho fatto la base, oppure come primo step, cioè dopo che ho messo il primer, metto un po' di Fix Plus e poi procedo con il fondotinta, perché fa attaccare di più il fondotinta, però non va a fissare, secondo me, la base. Ci vuole proprio un fissativo che a base comunque non di glicerina, ecco, lo trovo più idratante, quindi non è neanche adatto per tutti i tipi di pelle, soprattutto per chi tende a lucidare molto. Ho notato che poi lucida molto di più anche se andiamo a mettere la cipria. E poi va bene, come ultima cosa, cotone, questi sono ovviamente, ci deve essere del cotone. Come ultima cosa è il mio igienizzante mani. Questo io lo utilizzo sempre, anche se mi lavo le mani, o comunque se non ho la possibilità di lavarmi le mani, perché magari sto truccando per una sfilata, quindi non posso, magari non ho il tempo di andare in bagno, o comunque vado in alcune location in cui magari non ho la possibilità di andare in bagno e lavarmi le mani prima di truccare le persone, uso l'igienizzante. Questo l'ho sempre usato ancora prima di questo periodo, perché gli igienizzanti mani, anche della Mucchina, piuttosto che adesso in questo caso è della Nogermina, l'ho preso sempre in farmacia, è piccolino e mi disinfetto le mani prima di procedere con il trucco.
Ah, ecco, un'altra cosa, certo, una cosa sempre molto importante, è tutto essenziale. Io cerco sempre di snellire le cose dentro il beauty, dentro la mia borsa, ma poi alla fine serve sempre tutto, pesa tantissimo. Una cosa molto importante, se riesco a prendervi, io mi porto un cerchietto che a volte mi può servire per spostare leggermente i capelli della cliente e lo metto solo in caso in cui i capelli non sono già stati fatti, altrimenti se c'è stata la parrucchiera che ha già proceduto con l'acconciatura, in questo caso ovviamente non lo metto. Ovviamente, cosa importantissima, ciglia finte a go-go, sia a ciuffetti, a strisce, ce le ho con tutti i modelli possibili e immaginabili, un pochino più folte, un po' meno folte. E poi c'è la scheda trucco, dove mi segno tutti i prodotti che ho utilizzato e il make-up che ho fatto alla cliente. Sono tutti i miei strumenti di lavoro. Se vi è piaciuto il video, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!